Pere Riba è il capo tecnico di Alex Loves e comanda il mondiale Superbike dopo un round. Ecco Pere, dicevamo che la Kawasaki fosse un po' in difficoltà appunto tecnico, aveva perso Jonathan Rea, invece siete davanti a tutti. Sì, ok, siamo davanti tutti dopo il primo round. Chi capisce un po' di gara sa che Australia è una pista un po' diversa, anche diciamo che le gare che si hanno fatto di 10 giri, abbiamo fatto le gare lunghe ma partita perché si dovrebbe fermare al box, fare il cambio di pneumatici, allora è un po' diverso. Anche Phillip Island è una pista che non bisogna il motore, è una pista che bisogna di più telaio, anche gestione di gomma. Abbiamo lavorato bene, Alex è, per la sua guida anche, è una pista che è sempre andato forte. Allora dobbiamo essere un po' tranquilli, aspettare un po' di round in Europa e vedere dove siamo tutti, no? Senti, dopo tanti anni con Jonathan Rea, Alex Loves che pilota è dal punto di vista del capo tecnico? Io ho sempre detto, anche quando lavorava con Alex, con Johnny, che Alex è un pilota che ha fatto vedere sempre che la velocità ce l'ho. Alex va fortissimo, lui anche quando era Johnny alguna volta ha fatto davanti di lui per la Super Pole aveva la velocità. Alex, penso che dove dobbiamo lavorare sono un po' due o tre punti diversi, no? Se tu avete la velocità si deve gestire questa velocità, se avete la velocità un giro vuol dire che la puoi fare due giri, allora stiamo lavorando con tutto questo, no? Gestire un po' meglio il suo feeling con la moto, capire di più il limite della moto e dopo, ok, abbiamo lavorato tanto anche con la informazione di Jonathan, anche di Alex dell'anno scorso, il regolamento ha fatto un piccolo cambiamento, abbiamo fatto un piccolo step avanti, se guardiamo il pacchetto si è fatto un step e anche Alex penso che fare un cambio di crew, anche della gente vicina di lui, ok, alla vita sempre va bene, no? Cambiamento, avere un'atmosfera diversa ti può dare un più, no? Penso che Alex è un po' più contento, allegre, mi sembra che sta tranquillo, un po' più mature, allora per adesso, ok, stiamo lavorando in dettagli, ma è lavorando molto bene, sono contento. Come state utilizzando le concessioni regolamentari? Abbiamo, in comparazione all'anno scorso, 500 giri in più. Questo fa che puoi andare a usare un po' meglio l'accelerazione della moto. In termini di potenza massima è molto simile, ma puoi usare meglio il motore. E dopo abbiamo lavorato tanto e nel punto debole, come sempre facciamo, dell'anno precedente. E stiamo focalizzando tanto con l'elettronica, specialmente per usare un po' meglio le gomme. Noi, la nostra moto è un grip meccanico abbastanza solido, ma bisogna gestionarlo un po' meglio, perché alla fine è importante fare o avere più linealità con il tempo veloce a fine di gara. Questo è quello che abbiamo focalizzato da tutto l'inverno. Alex è lavorando molto bene, ha capito che cosa bisogna. Anche lui deve guidare la moto di una forma che abbiamo chiesto. Allora, ti ripeto, Australia è andato molto bene, ma si deve confermare tutto, diverso circuito in Europa. Ovviamente è il box accanto, per cui ti chiedo un giudizio da appassionato più che da tecnico. Axel Bassani, come lo vedi inserito nel meccanismo del vostro team? Bene, Alex è un bravo ragazzo, giovane. Penso che è un ragazzo con un buon potenziale. L'unico problema, lasciami dire, è che arriva da una moto che è totalmente diversa. È una moto... si guida diversa, te lo posso dire anche come pilota
che hai fatto prima, no? Una Ducati è totalmente diversa di configurazione motore, fa in comparazione alla nostra, totalmente ti fa guidare la moto 100% diverso. Allora, lui penso che è molto used, molto abituato a usare la Ducati, e dopo è imparando test test, gara gara, e deve capire come guidare la moto. All'inizio ancora sempre parlava della Ducati, che la Ducati è così, che la Ducati fa cos'ha. Allora deve dimenticare l'altra moto che lavorava prima, focalizzare e prendere il punto debole e punto forte della nostra moto, e dopo capire come guidarla. Ma chiaro che Axel è un potenziale come pilota, è giovane, ma penso che bisogna un po' di tempo. Senti, tu lo conosci meglio di ogni altro, Jonathan Rea, te lo aspettavi così in difficoltà in Australia? No, veramente no, sono sincero, mi aspettavo Jonathan arrivare e essere più o meno dove era con la nostra moto. Si deve dire anche che Jonathan è lavorando da 9 anni con la nostra moto. La nostra moto è una moto che ha cambiato sempre l'evoluzione dipendendo dal regolamento, perché la gente adesso parla tanto che Alvaro è un po' incazzato perché hanno fatto il regolamento del peso di qua, che vanno contro di lui, che per me non penso che così, ma alla fine loro è l'aim del campionato, è provare di avere una equalità per avere, ok, che tutti i pilota o tutte le dita vanno abbastanza insieme, no? Noi dal 2015, quando ho iniziato a vincere Johnny con la moto, hanno cambiato tanto il regolamento e tante volte era un po' appuntando alla nostra per andare non dietro ma non fare le step davanti e l'altro farlo, ma questo è normale, penso che è quello che il gestore del campionato e anche la FIM piace di fare, che penso che è logico, no? Ma che cosa voglio dire? La nostra moto è un ADN, questo come una Ducati, è un ADN, dopo tu puoi lavorare e puoi imparare punti, ma è l'ADN, è l'ADN, e la nostra moto si guida tanto con la gomma davanti, deve fermare la moto, se non ferma la moto non fai il tempo con la nostra moto. Allora Johnny è molto molto abituato e lavorava e guidava la moto perfetta per la sua bisogno del pacchetto della moto, e ha fatto vedere che la moto andava molto bene, ma è un ADN, è una forma di guidare la moto. Allora, la Yamaha è diversa, no è meglio, no è peggio, è diversa. Allora, arrivare e vincere la prima gara che tanta gente aspettava, non lo so se era normale o no. Sono convinto che Johnny, quando lui capirà che cosa bisogna di guidare la moto, e anche il team deve capire che cosa bisogna Johnny per andare forte e capire la moto, lui sarà Johnny, starà un'altra volta avanti. Lui sta in un buon momento, molto, molto, con molta maturità, e questo sono convinto che starà davanti lottando per vincere gare. Grazie. Gracias.